Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. In questo nostro appuntamento ci saranno molti momenti di riflessioni. Allora, vediamo quelli che sono i titoli. Parleremo del giorno della memoria e soprattutto della seduta solenne del Consiglio regionale che si è riunito mercoledì 27 di gennaio. E proprio nel giorno della memoria arriva un riconoscimento all'ex partigiano Basilio Pompei. Poi invece festeggeremo Giulio De Angeli, che ha ricevuto il gonfalone d'argento, è il primo gonfalone che viene consegnato da questa legislatura. E allora andiamo subito all'interno dell'aula con la seduta solenne. Il Consiglio regionale celebra anche quest'anno il giorno della memoria con questa seduta che si è tenuta, come detto, mercoledì 27 di gennaio. Il presidente dell'Assemblea legislativa Antonio Mazzeo ha aperto i lavori, a cui hanno fatto seguito gli interventi del presidente della Toscana Eugenio Giani, dello storico Giovanni Gozzini e del consulente per le politiche della memoria della Regione Toscana Ugo Caffa. Si tratta di ricordare coloro che seppero stare dalla parte giusta della storia, dire no a costo della loro libertà. Queste le parole del presidente Antonio Mazzeo. Io penso che quello che è accaduto, come diceva Primo Levi, può accadere ancora. E la memoria, e seminare il germe della memoria vuol dire far fiorire, far germogliare fiori nuovi, fiori di speranza. Io lancio solo un messaggio alle ragazze e ai ragazzi toscani. Non siate mai indifferenti, perché quello che è accaduto può accadere di nuovo. Non voltatevi mai dall'altra parte quando ci sono soprusi, quando ci sono cose che non funzionano. Mantenete sempre alto l'ideale che ha fatto di questa terra, della Toscana, il luogo in cui davvero si è combattuto contro le tragedie e le barbarie di quel periodo. Il nostro simbolo, che è il nostro Pegaso, nasce dall'esperienza del Comitato di Liberazione Nazionale. E il nostro Pegaso è esattamente il motivo per cui oggi noi ricordiamo questa giornata. Devo dire che la giornata della memoria sta sempre più rappresentando un momento di diffusione, promozione di quello che è una cultura della memoria indispensabile, perché quello che è accaduto negli anni 45 e quelli che precedettero la fine della Seconda Guerra Mondiale non debba più accadere. 47 milioni di morti, 6 milioni e mezzo sterminati, ebrei, omosessuali, sinti, dissenzienti politici. La cultura del totalitarismo portò a una malvagità che mai abbiamo avuto nella civiltà umana. E il vaccinare, il rendere immuni i nostri giovani da quei valori, quei disvalori, è un elemento essenziale nel ruolo, nella promozione dei valori che invece costituiscono l'elemento poggiante della nostra Costituzione, del nostro vivere civile verso i nostri giovani. Non è stato fatto il Consiglio regionale solenne e basta. Non è che si è, come si dice, fatto un discorso celebrativo, appunto. Era un momento di studio. Il professor Gozzini ha fatto una lectio magistralis, se ne possono fare altre, ma questo dimostra che qui non è stata una celebrazione, non è poco, non è così dappertutto, anzi. Sono regimi molto nazionalisti, però al tempo stesso si arrogano il potere e il diritto di dire chi fa parte della nazione, e il loro scopo è quello di dividere su criteri politici, su criteri razziali, su criteri di classe, su criteri religiosi, chi può farne parte e chi no. Questa è la natura vera del regime totalitario, e questo è possibile soltanto nella acquiescenza della parte di popolazione favorita. Nel giorno della memoria, il 27 gennaio, una targa a Basilio Pompei, il 103enne di Pontassieve, ex partigiano recentemente finito nel mirino degli attacchi degli haters sui social network dopo aver ricevuto il vaccino Covid-19. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana ha deciso così di assegnargli il riconoscimento per il suo esempio di vita e l'impegno sempre profuso in difesa delle libertà. In occasione della giornata della memoria è stato proprio il figlio, Giuliano, a ritirare la targa. Noi l'abbiamo voluta fortemente come ufficio di presidenza, su indicazione del vicepresidente Casucci,
e sono contento che oggi sia qui insieme a noi Giuliano, il figlio di Basilio, per mandare un messaggio a tutte le cittadine e i cittadini della Toscana, che quello che è successo in entrambe le sue sfaccettature a Basilio nella sua vita. Penso al fatto che sia stato deportato. Basilio era un militare. Noi di solito abbiamo e facciamo iniziative soprattutto per ex partigiani o partigiani. Il segnale che abbiamo voluto dare è ricordare un altro pezzo di quelle terribili atrocità. Erano circa 650.000 i militari deportati, e Basilio in queste settimane, nel momento in cui aveva ricevuto a 103 anni la prima vaccinazione, mi diceva Giuliano che ieri ha ricevuto anche il richiamo del vaccino, ha subito terribili, vergognosi attacchi sui social, attacchi relativi al fatto che mettevamo a disposizione il vaccino ad un uomo di 103 anni. Io penso che il diritto alla salute sia un diritto inalienabile, sia per chi ha un giorno, sia per chi ha 103 anni. Io sono orgoglioso della scelta della Regione Toscana di partire dalle persone più fragili, dalle persone che soffrono di più, e questo è un segnale di attenzione e di testimonianza che come Consiglio regionale abbiamo voluto dare e mettere a disposizione. Quello che è stato, quello che è, 103 anni, Basilio Pompei è un emblema di quello che è stato la deportazione nei campi di sterminio, e allo stesso tempo un ex partigiano, una persona che ha vissuto sulla sua pelle una dimensione di difficoltà della propria libertà, ha visto rischiare la propria vita, e oggi in questa pandemia a 103 anni è stato uno dei primi ad essere vaccinato, e come tale è stato anche offeso, deriso, e anche questa volta la propria vita è stata messa in discussione. Questo è un premio che riconosce il senso della libertà, della vita, ed è un'icona di rispetto in una giornata come quella della memoria, che deve farci riflettere e portare rispetto a persone come in questo caso, che a 103 anni dimostrano quanto fosse importante ieri come oggi il senso della vita. Anche se mi sono informato della vita di Basilio, e Basilio, pur lontano dall'impegno politico, in tutta la sua vita ha portato la sua testimonianza alle scuole. Questo è importante, un collegamento, così come si può definire nazismo, una nuova forma di nazismo, distinguere chi può fare o meno il vaccino rispetto all'età. Questo è nazismo che va combattuto, e la Regione Toscana deve dare dei segnali. Cosa devo dire, perché se è stata conferita una targa vuoi dire qualcosa? E lui mi ha detto: guarda, ringrazia tutti e poi di anche che io accetto questa targa a nome dei 150 nella baracca sua, dei 650.000 deportati dopo che l'8 settembre non avevano aderito avevano detto no alla Repubblica Sociale. Praticamente ha detto: guarda, anche a nome dei 150 che erano in baracca con me, io ringrazio anche al posto loro. E poi gli ho detto: guarda babbo, che oggi è anche il giorno della memoria, che cosa vorresti dire? Ma niente, dice, vorrei dire soprattutto ai giovani, ai ragazzi, che questa è una giornata molto importante e che praticamente si ricordino sempre che l'odio non è il pane quotidiano, e quindi gli errori che sono stati fatti prima e anche gli orrori, insomma, non vengano ripetuti. Ecco, questo in definitiva è il riassunto di quello che ci siamo detti. È il gonfalone d'argento, una mente fuori dal comune che arricchisce l'orgoglio della Toscana. E così il 21 di gennaio il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha consegnato il gonfalone d'argento a Giulio De Angeli, il neuroscienziato 25enne, plurilaureato alla Scuola Superiore Sant'Anna e all'Università degli Studi di Pisa. Un evento che peraltro ha visto per la prima volta, almeno in questa legislatura, consegnare un gonfalone.
Ho sempre sognato di dedicarmi alla ricerca e per me il Sant'Anna rappresenta la culla dei medici ricercatori, che era esattamente quello che volevo fare nella vita. E quindi ho sempre sognato di entrare in questo Ateneo prestigioso. E poi questo sogno si è avverato. E Pisa mi ha dato tantissimo e soprattutto ha impresso in me l'importanza dell'approccio multidisciplinare. Io racconto sempre, il mio tutor al mio primo anno mi diceva sempre: Giulio, per fare ricerca ad alto livello devi parlare la lingua non solo del medico, ma anche del fisico, dell'ingegnere, del biologo. Io ho cercato di prenderlo alla lettera e sono lietissimo di essere alla fine di questo percorso, perché è stato veramente fondamentale, non per fare record, ma perché è così che oggi funziona la scienza. Oggi la scienza è intrinsecamente multidisciplinare e dobbiamo accettare questa sua anima multidisciplinare. La mia giornata, me lo chiedono in molti, qual è la mia giornata tipo? E la mia giornata tipo consiste nel non avere una giornata tipo. E secondo me quella è la ricchezza e la bellezza del mestiere del ricercatore. Io sono fermamente convinto che il mestiere del ricercatore sia il più bello del mondo, perché non ci sono due giornate uguali. E tu vivi dominato dal problema, non dall'idea di ripetere una certa giornata lavorativa tipo n volte, ma dominato dal problema. E quindi vedi tu che metodiche applicare per risolvere quel problema. E quindi diventa totalizzante, diventa veramente un'esperienza di vita totalizzante, estremamente gradevole, perché è sempre più coinvolgente, entri in un circolo virtuoso in cui ti viene voglia di fare sempre più strategie, te ne vengono in mente nuove e vuoi tutte applicarle, e si entra in questo mondo meraviglioso in cui appunto si sta benissimo. E la cosa difficile da comunicare, io faccio fatica anche quando mi chiedono, così come ho fatto a fare questo percorso, ma io faccio fatica a trasmettere quanto mi sono divertito in questo percorso. E probabilmente anche il fatto di avere questo menù così vasto di materie è stata una risorsa incredibile, per il fatto che non puoi annoiarti. Capita che dopo 3 mesi, 4 mesi che uno studia la stessa materia, poniamo medicina, e uno è stanco e vuole cambiare. E un conto è se uno ha solo medicina, uno non può cambiare perché davanti ha solo dell'altra medicina. Se uno ha tante materie così diverse, tutte importantissime, perché sono tutte importantissime, e non si può annoiare, perché dopo medicina passi a meccanica, elettronica, botanica, e quindi cambi completamente aria. E entri anche qui in un circolo virtuoso incredibile in cui sembra, ti dà l'idea che preparare il calendario dei tuoi esami sia come programmare le vacanze, perché sono tutte cose nuove che vuoi imparare e non vedi l'ora di farlo, proprio per la loro diversità. Io sono orgoglioso che Giulio abbia accettato il nostro invito. Non è casuale la scelta. Questo è il primo gonfalone d'argento che mettiamo a disposizione e che doniamo a persone che possono rappresentare la Toscana nel mondo. È una scelta per me fortemente simbolica, è un modo per dirgli grazie, grazie di aver scelto la nostra Toscana, e un modo anche per impegnarlo a non recidere quel cordone, come dicevi prima, tra il luogo della formazione e il luogo della ricerca continua. Questa è l'idea di Toscana che noi abbiamo in mente, una terra in grado di porsi un obiettivo ancora più grande. Noi in questi anni abbiamo lavorato per sostenere i ragazzi più giovani con un progetto chiamato Giovani Sì. Noi dobbiamo lavorare in questa legislatura per svilupparle un altro, Giovani Qui. Parlava quasi come se fosse, come dire, se avesse 50 anni di esperienza, Giulio, l'avete ascoltato nelle sue parole, parlava dei giovani quasi come se fossero un'altra categoria. Ecco, Giulio, tu sei uno di quei giovani che può insegnare a tanti tuoi coetanei un metodo, che può dare una speranza rispetto ad un impegno collettivo, ne abbiamo parlato prima. Noi vogliamo che in Toscana ci sia da una parte la capacità di attrarre i talenti, l'eccellenza, e dall'altro di sostenere il diritto allo studio per tante persone che fanno più fatica e hanno più difficoltà. Giulio diceva: per me questi anni in cui ha preso 5 lauree, tutte con 110 e lode, per lui è stata una passeggiata, per tanti ragazzi invece è anche un percorso di fatica. Ecco, io credo che noi dobbiamo saper tenere insieme questo. Allora io
con questo conferimento del gonfalone voglio dire grazie ai tanti ragazzi, alle tante ragazze che come Giulio ma anche come me hanno scelto la Toscana per venire a studiare, un modo per non recidere quel cordone tra chi ha studiato qui e chi va a svolgere la sua attività di lavoro, di ricerca da un'altra parte. E così si conclude l'appuntamento con Dentro il Consiglio. Nel prossimo incontro parleremo anche delle decisioni nella seduta d'aula che si è tenuta il 26 e il 27 di gennaio. Intanto vi ricordo, per tutte le informazioni, come leggete, c'è il sito internet www.consiglio.regione.toscana.it. Allora io vi aspetto come sempre tra 7 giorni qua, Dentro il Consiglio.